Ethereum, London Update, aggiornamento di Londra o come cazzo vogliamo chiamarlo, è colui che sposterà gli equilibri del mining, perché tra i punti importanti dell'upgrade di Ethereum c'è stato proprio un aggiornamento sulle fee. E le fee erano una grande fetta dei guadagni dei miner. Quindi Ethereum diventa meno profittevole, i miner cercano delle alternative. Quindi, che andiamo a minare oggi? Se l'ho scritto nel titolo, che cazzo? Ravecoin sembra il sostituto naturale di Ethereum, l'alternativa ad Ethereum per quanto riguarda appunto i miner, e questo l'abbiamo notato anche della crescita che ha fatto Ravecoin negli ultimi 5-6 giorni. Adesso sta un po' ritracciando, ma ha fatto una crescita di oltre il 100%, mi pare fosse sul 130%. Andiamo sul computer e andiamo a vedere passo passo che dobbiamo fare, va? Eccoci raga, qua sul desktop. Ragazzi, sto morendo di caldo. Un mi piace solo perché sto schiumando qua la luce che mi sta proprio uccidendo. Qua ce l'ho, qua. Detto questo, ragazzi, molto velocemente, ma cercando di essere il più preciso e dettagliato possibile. Per iniziare a minare, la prima cosa che ci serve è un wallet. I puristi vi diranno: scaricate il wallet dell'altcoin in questione. In questo caso sul sito di Ravecoin, andate a scaricare il wallet di Ravecoin. No, ragazzi, andate a prendervi l'address del wallet che trovate sul vostro exchange. Io vi consiglio di andare a vedervi i video che ho nelle schede su come entrare e come si registrarsi su Binance. Avete il referral link qua in descrizione, mi raccomando usatelo perché vi toglie il 20% delle fee, delle tariffe sui vostri spostamenti. Oggi ve lo faccio vedere in modo molto veloce, vi faccio vedere come si va a recuperare l'address di Ravecoin su Binance. Una volta che avete fatto l'accesso, cliccate su Wallet, Fiat and Spot. A questo punto andate a cercarvi RVN, Ravecoin, in SearchCoin, io ce l'ho già qua, cliccate a destra su Deposita e avete il vostro address. Copiatevelo e mettetevelo da parte, che ci servirà nella configurazione dopo. Il secondo e terzo strumento che ci servono sono una pool e un miner. Una pool, ragazzi, perché se minate come sto facendo io adesso con una GPU senza una rig o comunque non lo fate in modo professionale, avete bisogno di minare insieme ad altre persone. Una pool detta pool in inglese, piscina, sarebbe in sé una serie, un insieme di miner che minano e mettono insieme la loro potenza di calcolo per andare a minare più velocemente il blocco stesso. E poi la ricompensa viene spartita ovviamente in base a quanto la vostra potenza di calcolo ha inciso su tutta la pool. Quindi oggi voglio andare a minare con voi con Chu Miners come pool e con Gminer come software di mining. Quindi andiamo sul sito di Chu Miners e andiamo a cercare la pool di Ravecoin. Mining pool, non solo, quindi pool Ravecoin. Clicchiamo e qua ci dà una serie di informazioni che vi lascio andare a vedervi da soli. Quello che ci interessa è il tasto inizio rapido. Su inizio rapido abbiamo tutte le informazioni che ci servono per configurare il nostro miner software. Ce lo dice qua la pagina di Chu Miners. Il primo passaggio era appunto proprio quello di creare un wallet. Noi abbiamo deciso di non crearlo su Ravecoin, di scaricarci l'ennesimo wallet, ma di usare l'address di Binance, dell'exchange di Binance, in modo che ci arrivano i soldi direttamente lì, le coin direttamente sull'exchange, e poi possiamo trasformarle in un colpo solo in euro oppure andare a tradarle, fare quello che volete, insomma. Il secondo passaggio è proprio quello di scaricare il mining software. Oggi io vi farò vedere come impostare Gminer, che secondo me è uno dei migliori, almeno per quanto riguarda il mio hardware su questa pool. Il terzo passaggio è quello di andare a configurare il miner. Quindi, una volta cliccato su Gminer, vi si aprirà la pagina di GitHub dove andare a scaricare il miner. Ve la lascio qui, ovviamente nella descrizione. Cliccate su 264 e poi andate a scaricare Gminer 264 Windows 64 zip. Se avete Windows, Linux, ovviamente il file tar sopra. Quello che vi trovate è questo, una serie di file BAT che possono andare a minare varie criptovalute. Quello che ci interessa a noi è Mine Ravecoin BAT, quindi saltiamo Ethereum Classic, Ethereum, Ycash, eccetera, eccetera, che non ci. Il terzo passaggio appunto è quello di andare a modificare il file BAT. Quindi, una volta qua sul file BAT, possiamo andare a fare tasto destro, edita con un notepad oppure apri con e lo apriamo con il block note e in questo caso modifica. Una volta fatto modifica ci troviamo di fronte a questo.
appunto a una serie di dati, che adesso andrò a spiegarvi molto velocemente, che ci servono per andare ad indirizzare il miner software direttamente sulla pool di Tzu-Miners, e anche per dire a Tzu-Miners che deve andare a pagarci su un determinato address. Quindi, molto semplicemente, se scendiamo ancora sotto sulla pagina di Tzu-Miners dedicata a Ravecoin, abbiamo già l'impostazione solo da copiare e incollare per quanto riguarda Gminer. Quindi facciamo copia, incolla qui. Io adesso non lo faccio perché praticamente, come vedete, è identico. Cosa ci dà? Che informazioni ci dà? La prima parte va a indirizzarsi verso il file exe che troviamo qua, che poi è il vero miner, perché il bat serve solo per la configurazione. Ci dice con che algoritmo andremo a minare, che è l'algoritmo CAVPOV, che è l'algoritmo di Ravecoin, e ci dice su che server andremo, su che pool andremo a minare. E come vedete qua abbiamo già la pool, ripeto, vi basta fare copia e incolla rvn.2miners bla 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 con la propria porta. Il dato che deve cambiare in modo più assoluto, state attenti a non lasciare dati diversi, è quello appunto del vostro wallet. Meno user è qua andate a mettere il vostro indirizzo. Come potete vedere, se io adesso vado sulla mia pagina di Binance, mi copio questo indirizzo, vedrete che non cambierà, incolla, vedete, è proprio l'indirizzo del wallet di Ravecoin su Binance. Il pausa lo lasciate lì, salvate il file e ragazzi avete finito, ok? Avete finito, avete veramente tutto. Adesso a questo punto, se noi clicchiamo sul bat mine Ravecoin bat, il nostro miner inizierà appunto a minare. Non lo faccio subito perché ho paura che magari il PC mi vada un attimo in palla. Andiamo direttamente sulla pagina di Tzu-Miners, prendiamo il nostro indirizzo che ci eravamo copiati prima, lo mettiamo qui, facciamo cerca. Questo perché? Perché a questo punto Tzu-Miners ci farà un reindirizzamento sul nostro wallet, sull'indirizzo del nostro wallet, e ci permetterà di monitorare quello che sono i nostri guadagni, quello che stiamo guadagnando. Andando ad avviare quindi Mine Ravecoin, sperando che qua non salti tutto, andando ad avviare lui parte appunto e ci dà delle varie informazioni. A questo punto va a vedere che driver abbiamo della nostra GPU, eccetera, eccetera, e va a cercare i lavori e inizia a minare. Di conseguenza, una volta avviato il nostro miner, lui farà le nostre verifiche. Dopo qualche minuto inizieremo a vedere qui le statistiche del nostro worker, del nostro miner. Qua sotto avremo l'hash rate e qua avremo tutte le informazioni che riguardano come stiamo minando e tutto il nostro profitto. Bene, quindi essenzialmente ho cercato, ripeto, di essere il più veloce possibile, più dettagliato possibile. Se avete delle domande, ragazzi, fatemele nei commenti, mi fa sempre molto piacere quando mi fate le domande, neanche i complimenti non mi interessano, mi piace veramente quando mi chiedete qualcosa, mi piace spiegarvi le cose, se no non avrei un tipo di canale di questo genere, quindi fatemi pure tutte le domande. E spero che sia stato breve e chiaro questo video e che vi permetta di fare i vostri esperimenti con i Ravecoin. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, siete in tantissimi che vedete i miei video, fanno 200, 300, 1000 visualizzazioni, il 90% di voi non è iscritto al canale. Quindi se vi piacciono i miei video, mi raccomando, iscrivetevi, mi aiutate tantissimo. E mi raccomando, leggetevi tutti i link in descrizione per semplificarvi tutta la configurazione del vostro miner e della vostra avventura di mining. Ciao ragazzi e al prossimo video.